Bentornato sul mio canale o benvenuto se sei qui per la prima volta. Oggi ho per te un flow di yoga per la mattina, per l'alba, ma va bene in qualsiasi altro orario, appena sveglio, per centrarti, per sentire come stai, per muovere il corpo e scioglierlo, per stabilire un'intenzione per questa giornata che stai per iniziare. Ho girato questo video in Scozia, le immagini che state vedendo adesso le ho girate sul traghetto che ci portava da Oban all'isola di Mull e invece la pratica che farete con me l'ho registrata nel nostro Airbnb sempre a Oban. Come vedrete era una stanza veramente bellissima con questo bow window sul mare. Come gli scorsi due video che ho pubblicato, sempre girati in Scozia, per me questa piccola serie è molto bella da condividere con voi perché la Scozia per me è un posto veramente dell'anima e questi video sono dei ricordi per me, sia del viaggio sia di pratiche che ho avuto modo di portare con me in luoghi veramente eccezionali, quindi in un certo senso devo anche ringraziare voi che mi avete dato la scusa di registrarli. Quindi godetevi questa pratica, spero che vi piaccia, che vi faccia stare bene, che sia l'inizio di una giornata fantastica. Srotolate il vostro tappetino e iniziamo. Cominciamo questa pratica nella posizione del bambino. Ci mettiamo comodi sul tappetino. Le braccia, se ci è comodo, vicino alle orecchie, distese, la fronte appoggiata a terra e cominciamo facendo dei profondi respiri. Ascoltiamo il corpo come stiamo questa mattina. Sentiamo che il respiro lo muove, la pancia che si alza, si abbassa. La schiena che si rilassa. E questa mattina diamoci la possibilità di chiederci di cosa abbiamo bisogno e di esprimerlo con una frase semplice. Prendiamoci qualche istante per trovare questo proposito, questa intenzione, questo bisogno. E quando l'abbiamo trovato, ripetiamolo dentro di noi per 3 volte. E poi facciamo un bel respiro di pulizia, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. E poi cominciamo a muoverci, spostiamo il peso in avanti, andiamo in quadrupedia, andiamo a inarcare la schiena, puntiamo i piedi, inspiriamo ed espirando dorso dei piedi a terra facciamo la coppa del gatto. E continuiamo così, inspiro, apro, porto lo sguardo in avanti, i piedi puntati, espiro e curvo la colonna, allungo tutta la parte posteriore del corpo. Inspiro e apro la parte anteriore, espiro e allungo, mi stiracchio. Inspiro espiro. Inspiro espiro. Da qua apriamo di nuovo, puntiamo i piedi, spostiamo il peso indietro, solleviamo le ginocchia e cominciamo a ondeggiare a destra e a sinistra con le mani salde a terra per l'equilibrio. In questa variante di Malasana, con questo movimento vogliamo cercare spazio e magari poi piano piano appoggiare i talloni a terra,
portare le mani davanti al cuore unite, la schiena più lunga possibile, controllate che le ginocchia siano in linea con i piedi e non siano cadute verso l'interno e con le braccia vi aiutate a tenerle ben nella posizione corretta e respirate profondamente. Quando inspirate volete sentire di allungare la colonna come se qualcuno vi tirasse dolcemente dall'alto e quando espirate volete sentire di radicarvi a terra. E poi la mano destra si allunga alla vostra destra all'interno della gamba e vi aprite verso l'alto col braccio sinistro e poi invertiamo. Braccio, mano sinistra a terra, apro il braccio destro e vado avanti così. Appoggio, apro. E dall'altra parte controllo che il ginocchio che rimane libero, diciamo, non crolli verso l'interno ma rimanga nella direzione del piede. Facciamo gli ultimi due. E l'ultimo. Da qua appoggio entrambe le mani a terra, appoggio le ginocchia larghe e unisco gli alluci. Mi siedo sui talloni, lascio le mani dove sono, le porto sui polpastrelli e ricomincio con il movimento del gatto e della mucca. Quando inspiro apro bene il petto, inarco un pochino la schiena, quando espiro chiudo, guardo l'ombelico. Inspiro e apro, espiro e chiudo e continuate così ancora qualche volta. E torno con la colonna dritta verso l'alto, intreccio il braccio destro sul sinistro a livello dei gomiti e poi se possibile anche a livello dei polsi. E adesso quando inspiro i gomiti salgono, un piccolo movimento verso l'alto e quando espiro scendono. E ancora salgo, espiro e giù. E sento il lavoro sulle scapole, sulla parte alta della schiena. E da qua poi mi fletto verso il basso, le braccia rimangono intrecciate ma si aprono, le mani una in una direzione, l'altra nell'altra, si poggiano a terra sul dorso, la fronte a terra se ci arriva, se no su un blocco. E riposate un attimo qua. Il respiro dovrebbe aiutarvi a sentire la parte alta della schiena, la zona delle scapole che si stiracchia per bene. E poi ripetiamo dall'altro lato, srotoliamo la colonna, intrecciamo questa volta il braccio sinistro sopra il destro, solo a livello dei gomiti o anche a livello dei polsi, e quando inspiro apro leggermente e quando espiro chiudo leggermente. E poi di nuovo vado giù, le mani una da una parte, l'altra dall'altra, sul dorso, fronte a terra, mi rilasso. Profondi respiri. Srotolo poi la colonna, appoggio le mani a terra, chiudo le ginocchia, porto le braccia verso l'alto e apro bene. Poi mi do un abbraccio, porto lo sguardo verso il basso, curvo la colonna ancora, apro, inarco leggermente e poi chiudo.
Di nuovo voglio sentire di mobilizzare bene la colonna, di stiracchiarmi questa mattina, di svegliarmi per bene. Mi do un bel abbraccio. E poi le mani vanno a terra, scivolano in avanti, il petto e la fronte vanno a terra un istante, poi punto i piedi e radico le mani a terra ed entro in un cane a faccia in giù. Mi stiracchio, le ginocchia possono essere piegate, i talloni sollevati. Poi poggio le ginocchia a terra, apro il braccio destro verso l'alto e poi vado col braccio destro sotto l'ascella sinistra, poggio il lato del viso e poi torno indietro nel cane a faccia in giù. E vado dall'altra parte, ginocchia a terra, braccio sinistro verso l'alto. Poi il braccio sinistro scivola sotto l'ascella destra e poi torno indietro, cane a faccia in giù. Respiriamo qua. Potete stare fermi o muovervi leggermente per sciogliere la posizione un pochino e poi camminate in avanti fino a che i piedi non sono bene a terra, vi lasciate andare con la parte alta, le mani prendono i gomiti opposti, la testa abbandonata e rimanete qua un attimo, rilassatevi completamente, magari oscillate dolcemente a destra e a sinistra. E da qua, mani sulle gambe, schiena parallela al pavimento, guardo in avanti. Gambe dritte, poi giù. Ripeto ancora. Inspiro, mani sulle gambe, allungo la schiena. Espiro, abbandono. E prendo aria. E lascio andare. Da qua riafferro i gomiti un istante. Faccio un bel respiro di pulizia in dal naso. Esta dalla bocca. Poi poggio le mani a terra, un lungo passo indietro col piede sinistro, rivolgo il piede sinistro parallelo al lato corto del tappetino, disegno un cerchio con le braccia e vengo su guerriero 2. Le anche guardano il lato lungo del tappetino. Porto poi la mano destra all'interno del piede destro e guardo il braccio sinistro scendere verso il basso. Poi vado su distendo la gamba destra, allungo il fianco destro, scorrendo con la mano sinistra sulla gamba sinistra. Poi la mano destra di nuovo va verso terra e guardo verso l'alto la mano sinistra. Poi salgo, mi rivolgo verso il lato lungo del tappetino, le punte un pochino in fuori e fletto le ginocchia, scendo giù e ondeggio a destra e a sinistra, radicando bene il bacino verso il basso. Poi salgo su e vado a fare tutto all'incontrario, guerriero 2. E poi la mano sinistra all'interno del piede sinistro, guardo il braccio destro scendere. E poi torno su, distendo la gamba sinistra, allungo il fianco sinistro. E poi di nuovo giù, verso terra, guardo la mano destra verso l'alto, trikonasana. Poi salgo e punte verso il fuori, fletto le ginocchia, scendo giù. Ondeggio destra e sinistra, respiro. Mani a terra da qua, tacco punta per chiudere le gambe e andiamo di nuovo in Malasana. Mani davanti al cuore, unite. Mi rivolgo verso il lato corto del tappetino. Tengo la posizione un istante, poi con l'ausilio delle mani oppure no, mi siedo a terra. Porto le piante dei piedi a contatto, a farfalla, le gambe e mi fletto verso terra, mi rilasso completamente. Poi srotolo la colonna, appoggio le mani dietro i glutei, apro bene il petto. Ed espiro, mi sgonfio come un palloncino dove sono e poi inspiro di nuovo, radico bene le mani a terra e apro, espiro e chiudo. E ancora.
Da qui con indice medio e pollice della mano destra afferro l'alluce destro, la gamba sinistra rimane dov'è. Mi sdraio e porto il piede destro verso l'alto, verso il soffitto, il ginocchio destro verso l'esterno della spalla. La gamba sinistra per il momento rimane dov'è. Respiro. Poi tengo la gamba destra dov'è e distendo la sinistra. Poi lascio andare il piede destro e abbraccio la gamba al petto. Sento bene la colonna che aderisce a terra e poi piano piano porto anche la gamba sinistra al petto per potermi dare un piccolissimo slancio per riportarmi seduta con le gambe a farfalla. E giù, respiro. La fronte verso i piedi, verso terra. Poi srotolo e di nuovo apro, inspirando con le mani dietro di me. Espiro, mi sgonfio. Inspiro, apro. Espiro, lascio. E ancora in. Ed es. Poi prendo l'alluce sinistro, lascio la gamba destra dov'è, scendo giù. Vado con la gamba sinistra nella posizione del bambino felice. Respiro. Poi distendo la gamba destra e vado a portare la gamba sinistra al petto. Sento la schiena aderire bene a terra. Poi la gamba destra raggiunge la sinistra. Appoggio un attimo i piedi a terra, spingo con i piedi a terra per sollevare il bacino e ruotarlo verso destra, poi sollevo le gambe e le faccio cadere a destra. Lo sguardo, se voglio, va a sinistra, le braccia possono essere a cactus come me oppure aperte lateralmente, perpendicolari al corpo. Fai un profondo respiro, rilassati. Poi lo sguardo torna verso l'alto, apri la gamba sinistra, la gamba destra segue, usa i piedi per spingere a terra e ruotare il bacino verso sinistra. Poi le gambe cascano verso sinistra e lo sguardo va a destra. Anche qui un profondo respiro. Sento il corpo completamente rilassato e forse un po' più sciolto. E poi piano piano torniamo con le gambe e portiamoci in Shavasana. Lasciamo che il corpo si rilassi. Prenditi qualche istante per rendere la posizione il più comoda possibile. Abbandona i piedi. Scegli se portare le mani sulla pancia oppure se lasciarle a terra con i palmi delle mani verso l'alto. E il bello di Shavasana è che non devi fare assolutamente nulla. Nota solo come stai. Nota il tuo respiro. Ogni volta che arriva un pensiero esterno, riporti i tuoi pensieri al tuo corpo, al respiro, al peso che si abbandona a terra. Ogni volta che espiri, lasci andare una tensione che non ti serve, un pensiero che non ti serve, e stai.
Adesso, come se ti svegliassi da un lungo sonno, cominci a portare un po' di movimento nel corpo, magari muovi le caviglie, i polsi, magari leggermente la testa, qualsiasi piccolo movimento che ti faccia piacere, ti faccia stare bene. Ti puoi stiracchiare, sbadigliare. E poi vai sul tuo fianco preferito e con l'aiuto delle mani piano piano ti porti seduto a gambe incrociate, con la schiena bella dritta verso l'alto, ancora gli occhi chiusi. E portiamo le mani sovrapposte a riposare nella zona del cuore, sentiamone il calore attraverso i vestiti. E riportiamo alla mente il nostro bisogno, la nostra intenzione, il nostro proposito che abbiamo espresso all'inizio di questa pratica con una frase semplice. E ripetiamo questa frase dentro di noi per 3 volte. E cominciamo questa giornata grati al nostro cuore, al nostro corpo, alla nostra pratica. Io vi auguro una buona giornata, che sia meravigliosa, e vi aspetto per il prossimo video qui sul mio canale.